E se no io non ci dormo la notte. Perché questo preamplificatore è cupo? Perché questa cupezza, questa cupaggine? Quindi l'ho smontato e ho visto che i condensatori sono pochi. Ora, in un certo senso, potrei recappare tutto. Sono 15 condensatori. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18. Sono 18 elettrolitici del cavolo che potrei recappare in 15 minuti. Però stavo cercando di studiare lo schema elettrico. Il controllo Tony è gestito da questo integrato IC301. Vediamo che cos'è. È lui. Sigla poco leggibile. M5218L. M5218L. Ho analizzato un po' la situazione, ho messo le mani sulla scheda del controllo Tony, ho recappato un po' perché questi condensatori avevano un SR un po' alto, ho fatto un po' di modifiche, ho ponticellato resistenze qua e là per capire se il problema era qui. E il problema non è qui. Allora ho guardato dove entro io, anzi dove esco col pre per andare all'amplificatore. Io uscivo direttamente dai pedini dell'integrato qua. Però i pedini dell'integrato, che sono questi, 11 e 13, vanno a un condensatore e una resistenza, qui e qui. E quindi ho detto, io mi attacco qua, scavalco tutto e vaffanculo. Qui c'è l'uscita del pre, questa è l'uscita del controllo Tony. Entra qui e va all'integrato che non c'è. Quando mi sono connesso qua, wow, il suono è diventato perfettamente pulito con tutti gli acuti necessari. Identico all'uscita del computer connessa direttamente all'amplificatore, identico. Però quando regolavo gli acuti, a un certo punto mi entravo in oscillazione, quindi mi sono detto, ok, qua resistenza e condensatore servono. Mi sono messo, quindi mi sono messo qui, ho cambiato questi due condensatori, che sono loro, perché avevano un ESR un po' stronzo, anche se la cosa non è influente. E poi ho provato a ponticellare questa resistenza e spuntavano gli acuti, si apriva il segnale completamente. Però ponticellando questi mi andava in oscillazione lui. Allora ho abbassato il valore finché ho trovato un valore che funziona ed è 330 ohm invece di 2,2 kΩ. E devo dire che funziona bene. Adesso ho collegato un canale dal computer, passa attraverso il pre, va all'amplificatore. L'altro canale invece è diretto all'amplificatore. Yeah! E non c'è nessuna differenza. E quindi funziona. Ovviamente sul canale che passa dal pre posso regolare i toni. E quindi ora lo rimonto così. Oppure lo lascio così e glielo inchiodo sopra. Volante. Quindi queste due resistenze, ma guarda un po'. Copyright è una merda e quindi non posso farvi sentire, però siamo a posto. E purtroppo non si può
Non si può perché questa stronzata del copyright veramente è una merda colossale. Questo si sente di merda, tutto al centro, registrato tutto al centro, male. Non c'è spazialità, io purtroppo non avevo accesso al mixer, non ho potuto regolare le cose come volevo io. E quindi è tutto al centro. Perfetto, direi. Perfetto. Controllo toni. Va bene. A questo punto questo lo metto lì, lui glielo metto di sopra. E qua mi mancano i pannelli, mi manca tutto, però mi sono anche un po' rotto. Un po' rotto i coglioni. Ora, se non avessi perso 2 ore e mezzo della mia esistenza maledetta a causa di un connettore, per cui ho rismontato tutto l'ampli, anzi tutto il pre, sterco integrated, per poi scoprire che era il connettore che io ho voluto installare per fare una cosa più pulita, maledetto il momento in cui ho pensato questa cosa. Potevo lasciare il filo penzolante del cazzo, no? Ho dovuto metterci il connettorino tutto pulito, ma vaffanculo, che poi il connettorino era difettoso e quindi ho dovuto rifare tutto da capo, rismontare tutto, rimontare il connettore, rinchiudere tutto, bestemmiare. Ah, avevo anche pulito qua. Vedete, io posso spegnerlo e lui continua a suonare. Perché ha i condensatori enormi dentro. Però adesso funziona a posto, il connettore mi dà ancora problemi. Ma me ne sbatto. Avevo bisogno di spazio, finalmente ho nuovamente spazio qui. Perché mi sono spaccato il cazzo veramente. E quindi adesso abbiamo anche il pre, con la selezione degli ingressi molto silenziosa, il loudness, i toni, il tape che non ho, cioè che ho ma che collegherò. E quindi che dire, grazie. Grazie per aver guardato questo video di macellazione e saccheggio di un amplificatore che è stato rimontato. Adesso manca solo il pannello posteriore. Oddio. Sì, manca quel pannellino lì per evitare che questi connettori penzolino come stanno penzolando adesso. E poi devo fare il frontale, probabilmente di lava. Devo prendere un pannello di lava da 1,5 cm, 2 cm e far uscire i LED e l'interruttore, perché deve essere lava. E farò il pannello di lava e quindi basta, che dire, grazie. E ci vediamo in un prossimo video, forse.